La Chiesa, secondo me, crede nell'istituzione, non in Dio. Grazie. Che botta. Però questo è un mio pensiero, non vale nulla. Però mi è stato chiesto e lo esprimo. Monsignor Corrado Balducci, al quale 20 anni fa, circa 15 anni fa, è stato affidato dal Vaticano il compito di studiare la possibilità dell'esistenza della vita aliena, ha rilasciato molte interviste, tra cui anche ai TG nazionali della RAI, dicendo chiaramente: gli UFO esistono e la Bibbia li conosceva. E la Bibbia li conoscesse, io non la dubito. E tra l'altro a lui è stato chiesto da Roberto Pinotti, non so forse sapete chi è esattamente. È stato chiesto: ma le gerarchie che cosa dicono quando tu dici questo? Lui disse: non mi proibiscono di dirlo. Una risposta molto sottile, pensando agli ambienti vaticani, eh? Cioè vuol dire, tra l'altro, siccome appunto stanno facendo convegni sempre più frequenti sullo studio della vita aliena, stanno investendo in un radiotelescopio in Centro America finalizzato esclusivamente alla ricerca di pianeti su cui possa esistere la vita cosiddetta aliena. Cioè il Vaticano sta andando in una direzione precisa, non interviene in genere su queste cose qui, lascia dire, perché secondo me sa che più di tanto non può più controllare le informazioni, quindi si preparano a gestirle. Questo è francamente ciò che penso. Tenendo presente che nel Lexicon Recentis Latinitatis, che è un lavoro che viene pubblicamente aggiornato dalla libreria Vaticana, quindi la casa editrice del Vaticano, hanno introdotto tra i vari termini navis sideralis, cioè l'astronave, aerea navis, cioè aeronave, aerius viator, cioè astronauta, hanno introdotto un acronimo che è RIV, che significa res, cioè cose, inexplicate, volantes, cioè UFO in latino. Cioè nel senso che hanno, come dire, cominciato a introdurlo anche nel linguaggio ufficiale della Chiesa, perché comunque si va in quella direzione lì. Certe cose sono troppo evidenti. Quando si parla del Kevod, adesso poi magari ne parliamo un attimo, cioè gli effetti che il Kevod produce non sono più spiegabili in alcun modo. Dopodiché, ripeto, Dio i tempi sono maturi. Dopodiché, com'è? I tempi sono maturi, no. Dopodiché Dio è Dio. Dio ha scelto quel libro, l'ha voluto così, perché gli uomini arrivassero a lui. Benissimo. Che sarà, secondo me, ciò che dirà la Chiesa. Perché lo dicono già dei teologi. Scusi. Prego. Non so se la domanda è pertinente, però che nesso c'è tra quanto sta teorizzando lei e la teoria di Darwin? Ah, no, dobbiamo andare alla formazione dell'uomo. Qui si sta parlando della formazione dell'uomo. Sì. Dovremmo posizionare nel tempo questa situazione, perché com'è? Nel tempo dovremmo posizionare questa situazione. Non ce l'abbiamo. Ci sono un sacco di ipotesi, uno sceglie quella che gli piace di più. Facciamo così, finisco un attimo quel discorso dei versetti di prima, possiamo di nuovo spegnere un attimo?